Bentrovati alla Wintry Racing Star Series, un saluto da parte di Rosario Triolo e Kevin Vandi, ciao a tutti ragazzi. Siamo alla terza online challenge, il circuito di Le Mans. C'è già una classifica, caro Kevin, che varia per le varie piattaforme PlayStation, Xbox e PC. Cosa succede? Si ottengono i punteggi come nella motomondiale, dal primo al quindicesimo si prendono i punti dopo la fine dei time attack. Che cos'è un time attack? È un giro che il pilota deve dare tutto quello che ha, un giro di qualifica, deve dare il meglio, sfruttare la moto al massimo, la pista al massimo e deve ottenere il suo miglior tempo. A pista libera, quindi si gira da soli. Alla fine dei vari time attack appunto si ottengono delle classifiche come quelle della MotoGP. Accorpando le classifiche delle varie piattaforme se ne ottiene una generale, i migliori 11 partecipano alla Regional Final, il vincitore della Regional Final va al draft MotoGP Sports per cercare di diventare il nuovo Trastevere, il nuovo Andrew ZH, il nuovo Adrian, insomma il loro sogno, grandi campioni che conosciamo degli eSports. Quindi questo giro, come detto, siamo a Le Mans, ma prima di andare a scoprire il circuito direi di vedere appunto questa classifica generale, perché ormai, caspita, siamo al terzo appuntamento di 4 e quindi è importante cercare di capire chi sono i favoriti per qualificarsi alla Regional Final. C'è un Piero Ricciuti, leader della classifica della PlayStation, che ha 50 punti, così come Vindex, dominatore in quella dei PC, poi due Xbox, Jack Hammer e Ricky. E attenzione, perché bisogna controllare adesso i posti anche 10, 11, 12, 13 con Camil, Bomber, Simo Piova, Motero. Questi qui sono quelli più a rischio e quindi quelli che dovremmo tenere, esatto, più sotto controllo per capire anche chi riuscirà a qualificarsi a questa Regional Final, anche se da questo appuntamento possiamo avere già, direi, le prime qualificazioni aritmetiche. Caro Kevin, per scoprire chi saranno i piloti più veloci di questa online challenge è necessario prima conoscere il circuito. E allora andiamo, Kevin, il tuo giro pazzo con Trasse 73. Eccoci qua sul rettilineo principale del circuito francese di Le Mans. Pronti per affrontare la curva 1-2, ovvero un curvone a destra da pelo, si entra a una velocità folle per affrontare una forte staccata, perché ci dobbiamo fermare tanto per affrontare la prima chicane del circuito, chicane molto lenta dove è fondamentale uscire molto forte. Qui arriviamo giù alla staccata della 5 in discesa per poi affrontare la curva 6 dove bisogna ritardarla tanto, uscire molto forte perché ci aspetta un piccolo rettilineo in salita, bisogna sfruttare tutta la pista per arrivare più forte possibile alla curva 7. Curva 7 dove bisogna allargarsi, ritardarla, fare il trick, alzare presto la moto e uscire fortissimo per il contro rettilineo che porta la curva 8. Staccata della 8 non perdona perché è in discesa, si può chiudere tanto l'avantreno. Come vedete questa pista qua ha tanti sali, scendi, tanto banking e quindi è anche fondamentale trovare un assetto perfetto della propria moto. Qui è la staccata più forte del circuito, bisogna ritardare un po' la curva 1, fermarsi tanto per uscire fortissimi da questo destra che ci porta nella parte un po' più lenta e tecnica del circuito. Qui vediamo tanto banking che abbiamo sulla nostra sinistra. Qui siamo di seconda marcia, una velocità media di circa 100 km orari, pronti per le ultime due curve del tracciato, fondamentale raccordarle per uscire fortissimi, fare il trick, dar tutto il gas e lanciarci più forte nel rettilineo principale, e bisogna battere il tempo di Trastevere in 1:27.3. Secondo noi un tempo da battere sarà il 26 alto, vediamo cosa riusciranno a fare i nostri piloti. Esatto Kevin, 26 alto, 26.9 o anche magari qualcosa meglio è il tempo di riferimento. Direi che possiamo cominciare qui da Le Mans. La moto scelta è l'Aprilia di Aleix Espargaró, uguale per tutti. E cominciamo con il primo giro, il primo pilota a provarci è Julito Campeón, uno che già nel giro del MotoGP Sports da un po' di tempo, che addirittura anche riserva dei piloti che fanno già il campionato MotoGP Sports, che qui subito prende un gran rischio, due! Che zolli, che zolli! Come dicevo prima, è una pista che ha tantissimi sali e scendi e molto banking, quindi questo qui a maggior ragione deve essere un motivo per sistemare la moto al meglio e avere un assetto perfetto sia a livello di sospensioni che di geometrie, diciamo. Ma forse anche di elettronica un po' lì, perché abbiamo visto il posteriore quasi disarcionare dalla sua moto Julito Campeón in configurazione Aleix Espargaró. Ovviamente sono tutti caschi rossi per lui perché è il primo pilota a provarci. Vediamo allora tra poco come arriva alla T3. Sono d'accordissimo col fatto dell'elettronica, ma giusto appunto, essendoci dei banking, dei saliscendi, questo qui
questo fattore qua è ancora più accentuato, no? Il fatto che quando prendi il gas in mano la moto può partire. Esatto, e magari forse anche questa Aprilione è un po' più difficile da gestire, per esempio rispetto a una Yamaha che abbiamo visto con Fabio Quartararo nella precedente online challenge, essere più su un binario. Julito Campeón completa l'ultimo settore tra poco, dopo aver chiuso tutte le curve più tecniche in una maniera piuttosto pulita, arriva sul traguardo con 27.8, che è un tempo un pelo alto secondo quello che abbiamo detto. Sì, Kevin, sì, secondo anche noi è un secondino più alto. Secondino più alto rispetto al riferimento che potrebbe essere buono per stabilire il vincitore di questa online challenge di Le Mans. Ma direi a sto punto di verificare se effettivamente è così con il secondo pilota che va in pista, che evidentemente ha una grande occasione. La grande occasione è quella di stare davanti a Julito Campeón, si lancia ancora sul traguardo, l'Aprilione. Non è uscito fortissimo, hai visto? Non è uscito fortissimo. Non ha sfruttato tutta la pista. Ricordiamo che anche nel giro di lancio è fondamentale uscire forte dall'ultima curva, perché ti lancia nel rettilineo e quindi deciderà la velocità in cui arrivi sul rettilineo. Arriva bene sotto la ponte Dunlop del Fugio, un po' più pulito rispetto al Julito Campeón nel giro precedente, eppure non è redditizio perché perde 90 millesimi, forse proprio per quello che dicevi tu, non si è lanciato benissimo. Quello è fondamentale. Quello è veramente una cosa fondamentale. Avere la velocità giusta, no? Dopo essere sì, lanciata l'ultima curva. Alla fine bisogna uscire forti in tutte le curve che mettono in un rettilineo, anche qui, questa è fondamentale, anche quella che viene dopo. Attenzione alla staccatona, Kevin, perché qui, come hai detto, giustamente in discesa va anche sul verde, forse perde un po' la corda per un istante, poi prova a ritrovarla anche facendo un trick un po', diciamo, artigianale. La staccata della 8 non perdona, perché arrivi veramente forte, stacchi con la moto dritta, sembra che ci stai all'ultimo, ma alla fine l'ultimo pezzo è molto in discesa, quindi diciamo che è molto facile arrivare lunghi e non prendere la corda. Qui non ha sfruttato bene il cordolo precedente, perché non è neppure salito sul cordolo De Fugia o De Fugia, non so come sia la pronuncia giusta, visto che è spagnolo, e infatti nonostante il tempo di Julito Campeón non sia certo brillante rispetto al riferimento che noi abbiamo preso anche grazie al nostro Trust 73, è più alto il tempo che sta segnando De Fugia, che effettivamente prende molto alto. 4-4-4. 4-4-4. Molto alto. 444 millesimi, è alto. Fugia. No? Via, terzo pilota che cercherà di sfidare Julito Campeón, che per ora il tempo c'era lì, almeno uno dietro se l'è messo. Vediamo cosa riuscirà a fare. Vediamo cosa riuscirà a fare Simo Giso 96, italianissimo Simo Giso, che sfrutta tutta Bella! La pista. Bene! L'ha fatta fortissimo il curvone destra. Lo vedo molto scorrevole, anche se la moto si muove tanto comunque. Il cambio di direzione, ha perso un po' la posteriore, attenzione perché arriva una staccata importante tra poco. Ecco che riesce a prendere bene la corda, poi forse... È uscito molto stretto. Pure troppo forse, non so se sei d'accordo Kevin. Adesso cordolo interno, bene alla corda. E può lanciarsi sul dritto. Anche esce molto stretto comunque, sì, guarda, in tutte le curve. Tiene la moto un po' troppo piegata. Vedo che anche in staccata comunque si muove tanto. E il freno posteriore serve tantissimo, soprattutto in queste staccate, che sono anche in discesa, per rallentare proprio la moto. Non bisogna abusarne, diciamo, perché se si usa troppo, tipo ti scompone, come ha fatto adesso forse. Sì, qui era un po' più sull'uscita di curva, però comunque sia ti scompone in entrata, basta quel pochino che ti fa perdere la corda ideale e magari per te sembra niente, ma perdi un decimo, così come ridere. Forse troppo tempo con la moto piegata per Simo Giso, effettivamente non riesce a raddrizzare la sua Aprilia e a dare subito tutto il gas necessario per andare a battere il tempo di Julito Campeón, e anche lui infatti è dietro, addirittura un tempo sopra il 27. Non è che siamo stati un po' troppo ottimisti? Beh, Trust è un super campione, però cioè, 27 basso l'ha fatto. Poi ci ha detto che il riferimento era quello. Vediamo allora la classifica momentanea dopo i primi tre tempi, con Julito Campeón che nonostante non abbia brillato particolarmente è davanti a tutti su PlayStation, poi Simo Giso su PC alle sue spalle, poi un'altra PlayStation, quella di De Fugia o De Fugia, che dir si voglia. Fatto sta che quel tempo di Trastevere finora non è stato neppure avvicinato dai primi. L'altra volta è stato battuto in tutte e due le piste, quindi però
però è stato battuto dai pesi massimi, diciamo, questi qui ancora non sono arrivati. Vediamo il quarto pilota, il primo forse a scendere sotto il tempo di Pulito Campione, chi lo sa, qui non esce anche lui tanto bene dall'ultima curva, Francesco Rettini del Trovato, tra l'altro... Secondo me abbasserà il tempo di Campione, di Pulito, chi guida più Pulito, nel senso, se vediamo una guida che la moto si muove meno possibile, magari a noi ci sembra che sia meno redditizia, no? Sì. Però alla fine, come anche l'altra volta, vediamo che paga di più. Perché alla fine tu vedi una moto stabile che non si muova, sembra che, che vada più piano, ma in realtà fa più strada. Noi non ce ne accorgiamo, ma è così. E la stiamo vedendo, una moto che effettivamente è più stabile, quella di Jack Hammer, piattaforma Xbox, leader della classifica Xbox, insieme a Ricky si stanno giocando tanto sull'Xbox appunto. Questi due piloti, il britannico e l'italiano, ancora in vantaggio anche al T2, Jack Hammer. Buona anche questa staccata. Bella questa, molto bella. La fa bella. Un po' più stretta rispetto agli altri, fa meno strada. Però l'ha fatta girare forte. L'ha fatta girare forte, riesce, vedete, a mettere la moto completamente dritta e a spalancare il gas molto presto. Jack Hammer, staccatona, si butta dentro senza traverso ed esce anche bene senza far spinare la moto. Ha fatto anche un'impennatina nel cambio di direzione. Un wheelie senza però spinare, che è la cosa principale da evitare. Jack Hammer completa la T3 con un pelo di ritardo rispetto a Pulito Campione. Allora se la gioca tutta nel T4. Oh, o Trastevere ha fatto un super tempone, oppure effettivamente Le Mans sta creando qualche difficoltà in più con l'Aprilione di Aleix Espargaró. 28 pure per lui, perde pure, tanto nel T4. Esatto, l'Aprilia in questa pista è un po' rigidina, diciamo. Può essere anche quello, 28 addirittura, 28 0. È vero che Trast guida la Yamaha, però... Jack Hammer quindi primo su Xbox evidentemente, ma non primo della classifica. Rimane Pulito Campione, caspita, l'avevamo quasi denigrato, sì, per quel, sì, giro lì, dai. E invece è ancora in testa Pulito Campione, e vediamo allora se il prossimo pilota sarà più veloce di lui. Uscita l'ultima curva, attenzione perché Le Mans, tra l'altro, caro Kevin, ha il traguardo molto presto, molto vicino, molto, sì, vicino, quindi è veramente importante uscire tanto forte dall'ultima curva. Qui abbiamo sull'Aprilia, ci sta perfetto Max Biaggi, che accoppiata Max Biaggi 3 sull'Aprilia, è perfetto, quindi o fa il tempone oppure è un fake Biaggi, lo chiameremo fake Biaggi. Comunque ancora non ho visto una moto assettata bene, secondo me. Cioè, in tutte le accelerazioni si muove tantissimo questa Aprilia. 70 millesimi T1 rosso per Max Biaggi 3, che quindi per ora non è ancora fake Biaggi. Se sta davanti a Pulito Campione non è fake Biaggi. È entrato un po' larghino, però. Un po' larghino. Spinga qui ancora un po' il posteriore, vedi come non riesce a raddrizzare rapidamente. Ma hai capito, hai capito il mio discorso? Sì. Cioè, un conto... Più largo. Qui l'ha sbagliata. Sì. È andato anche oltre il cordolo esterno. No, dicevo, un conto, uno è lì sul giro di thrust, no? Sullo stesso tempo, allora la moto si muove, la vedi un po' imbizzarrita, ci sta. Però siamo con una media di un secondo più alti dal tempo di riferimento. Sì. E vedere la moto così lontana, così scorbutica, così al limite, ti fa pensare che al momento, al tempo di... qui traiettoria sbagliata. Al tempo di thrust non ci può arrivare nessuno al momento. Al momento no, al momento no. Perché se uno abbassa un secondo, la lancia. In queste condizioni, allora, però secondo me, adesso io gli voglio bene questo videogamer perché è italiano e quindi gli vogliamo bene, però insomma, se ti prendi un nome importante come Max Biaggi, non puoi far quinto con l'Apriliona, devi fare il miglior tempo. Max Biaggi, ambasciatore del marchio Aprilia nel mondo, non può fare queste figure contro un Pulito Campione qualsiasi, quindi insomma, allenati fake Biaggi per diventare come Max Biaggi. Prossimo. Sì. Qualcuno ce la farà a battere, sì, Trust, sì, è inevitabile, dai, prima o poi quel tempo lì, altrimenti, oppure Trust ci ha voluto prendere in giro e ci ha detto guardate che questo è un riferimento che si batte, invece poi in realtà non è così, ci prova però. Ecco il nostro scuro luminoso. Dark Bright, il nostro cavaliere scuro luminoso. Comunque quanto è bella la curva 1-2, curvone a destra dove la moto, cioè in percorrenza lascia dei rigoni neri. Ponte Dunlop per Doug Bright, rosso, 80 millesimi primo settore, già comunque anche altri piloti hanno fatto meglio. Sì, abbiamo visto che nel T1 bene o male si riesce a togliere qualcosina, è nella parte centrale del circuito, soprattutto nell'ultimo pezzo, come ho detto prima, è quello un po' più guidato, sì, dove devi mettersi del tuo,
E lì fai la differenza, soprattutto in queste staccate, veramente fai la differenza tanto. 148, è buono il vantaggio di Dark Bright allora per andare sotto il riferimento precedente qui. Bella, vediamo. Poi quando spalanca si scompone un po' ancora. Come detto prima, giustamente, moto scorbutica, difficile da gestire, pure per Dark Bright. Qui bisogna fermarsi un filo di più nella prima per uscire fortissimo nel destra. Bisogna sacrificarla prima un po', perché è una chicane veramente importante. Casco qui si può forzare rosso. Qui si può forzare un po' di più in questa staccata, perché abbiamo un po' di banking che sale, quindi positivo. Un filino ti aiuta a fermarti. Tre caschi rossi, Dark Bright è pronto, è caldo per battere il tempo di Cuito Campione. Qui deve fare il trick, aprire subito. Trick subito e gas spalancato per Dark Bright. Di poco. Un decimo sotto. Di poco ma davanti, 27,7. E comunque. Siamo ancora mezzo secondo dal tempo di Trastevere. Ancora distanti dal tempo della Yamacona di Trastevere. E allora la classifica dopo aver visto i primi piloti in competizione vede Dark Bright davanti a Cuito Campeón, a Jack Hammer, poi Simo Giso, De Fuchia e Fake Biaggi che purtroppo è ultimo. Attenzione però, perché questa classifica è già importante così, perché adesso i punti diventano pesanti. Adesso sarebbero 25 da PC per Dark Bright, 25 da PlayStation per Cuito Campeón, 25 da Xbox per Jack Hammer. Ma attenzione, comunque solo la prima. Trastevere ha fatto un bel giro, perché tutte le altre volte abbiamo visto che più o meno tutti i piloti stanno in mezzo secondo, e adesso ancora dal miglior tempo siamo a mezzo secondo da Trastevere. Trastevere mi sa che sto giro ci ha fregato fatto credere che no, ma guarda qua si batte, invece in realtà ha voluto fare il tempone e poi dopo, capito, farci credere che fosse facile fare quel tempone lì. Trasteverone, qui ci hai trattato un po' male. Vabbè, no, scherzo. Un saluto a Super Trastevere, a tutti voi. Questo è solo il primo tentativo di stabilire il miglior tempo a Le Mans in questo online challenge sul circuito francese, ma ci troviamo presto per vedere se qualcuno batterà questi tempi. Ciao!